Beh, sicuramente in una situazione dove anche gli adulti, anche il mondo della politica si sente impotente, anche i giovani non possono fare a meno di sentirsi impotenti in una certa misura. Credo d'altra parte che sia sbagliato tentare di far ricadere tutte le colpe sui giovani, che per quanto siano parte della movida, parte integrante della movida e gran parte delle persone che si riuniscono la sera nei locali, hanno riprodotto nello stesso modo di come hanno fatto anche tanti altri, gli errori, che tanto andavano evitati. Beh, prima di tutto credo sia naturale, che la situazione si evolva in fretta e che il sistema legislativo, non riesca sempre ad essere aggiornato, in ogni momento. D'altra parte credo, che il ruolo dell'informazione sia fondamentale, soprattutto per una categoria come quella dei giovani, che muovendosi nel mondo dei social è particolarmente sensibile a questo argomento. D'altra parte credo, che i sistemi di informazione abbiano fatto quello che potevano e siano stati abbastanza efficienti nel comunicare ai cittadini come comportarsi. I giovani forse, dovrebbero fare più attenzione e, considerare in modo più attento quali fonti utilizzare per informarsi. Beh, credo sicuramente che il desiderio di evasione dipenda molto dal contesto familiare e della situazione che si vive tutti i giorni dovendo convivere appunto con i propri familiari più stretti. Personalmente non ho avuto di queste problematiche, ho avuto tutto sommato una convivenza piacevole, nonostante ciò capisco che possano esserci dei disagi legati a queste situazioni che nessuno si aspettava e che ci hanno colti tutti impreparati. Beh, credo che anche in questo caso sia naturale che possano esserci delle pecche, soprattutto per un sistema che non era mai stato attuato prima. E naturalmente, in una situazione in cui anche l'assistenza per eventuali problemi tecnici è compromessa dal lockdown, chiunque abbia il benché minimo problema può ritrovarsi, a saltare delle lezioni, banalmente per un problema di rete o un PC che non funziona, può dover, rinunciare a settimane, di lezioni. Sicuramente in quella che viene chiamata ripartenza i giovani devono prima di tutto dimostrare una consapevolezza e una collaborazione che sono fondamentali affinché possano rendersi partecipi. D'altra parte è anche importante che i giovani assumano un ruolo propositivo e la consulta da sempre cerca di fare da tramite e di rendersi essa stessa propositiva nei confronti del mondo della politica. Abbiamo avuto dei confronti anche con il Ministero. Naturalmente, più questa apertura verso i giovani viene estesa non soltanto ai rappresentanti stessi dei giovani, ma a tutta la categoria degli studenti, più questa propositività può essere sfruttata a pieno.